trovi non particolarmente generoso nel riconoscimento del merito in ambito intellettuale, in una città che spesso anzi dà l'impressione di essere infastidita se dall'affermazione di un giovane talento che ha trovato i suoi riconoscimenti altrove, quando questo viene a turbare il sentimento di autosufficienza, di ossificate gerarchie, di piccole glorie locali. Per questo atteggiarsi oggi non è più tempo, la vostra presenza qui così numerosa sta a dimostrarlo. Contribuire con cognizione di causa e dunque con uno sguardo critico alla conoscenza e al riconoscimento del valore ovunque esso si trovi, valore che è frutto di natura quanto di cultura, di facoltà intuitiva quanto di abnegazione, è un tratto di identità che rivendichiamo come costitutivo della nostra libreria, della nostra seppur modesta attività editoriale, delle nostre persone, mia moglie e io veniamo dal mondo della scuola, nostro figlio da quello della ricerca musicale. Il nostro compiacimento poi trova la sua origine anche nel volume che presentiamo in quanto tale. Non sono uno specialista di pensiero politico del 600, ma 40 anni di lavoro scientifico ti rendono un rabdomante verso i libri interessanti. Questo di Francesca si offre al lettore con una ricerca solida sul piano logico e dottrinale e incidentalmente dimostra come delle strutture didattiche delle nostre università possono ancora sortire indagini di notevole interesse. Un volume non facile, ma chi l'ha detto che leggere un libro di ricerca debba essere una cosa facile? Una delle ultime presentazioni della libreria prima del lockdown è stata quella di Elogio del diritto di Massimo Cacciari, presentazione che ha confutato, se ce ne fosse stato bisogno, l'idea disseminata di offrire lettori testi e problemi sotto il segno della semplificazione a tutti i costi, concettuale e linguistico. Alla profondità ci si deve educare, costa sacrificio e frustrazione. Per centro del libro di Francesca sono le implicazioni di un evento senza precedenti nella storia moderna dell'Europa. L'esecuzione a Londra sulla pubblica piazza il 30 gennaio del 1649 del re Carlo I d'Inghilterra, dopo un processo operato a tradimento e la condanna di un'altra corte di giustizia, fondata sull'attribuzione di una natura tirannica dell'operato di quel re e su un diritto di resistenza del suo popolo. Ma il libro non ha carattere di ricerca storica sul processo ed esecuzione del re. Esso si occupa delle risonanze profonde di questo fatto e la sua incidenza sulla formazione del concetto di Stato moderno in Hobbes da una parte e in Milton dall'altra, come osserva Zarcano nella sua prefazione, attraverso il tema del tirannicidio del diritto di resistenza si pongono la questione del soggetto della sovranità, che sia il re o il popolo, e di conseguenza del rapporto tra monarchia e repubblica e quella della rielaborazione del concetto di diritto di resistenza. L'aspetto più interessante sul piano compositivo è che a questo chiarimento concettuale il libro di Francesca giunge attraverso un'analisi in parallelo di testi di John Milton e di Thomas Hobbes, che sviluppano sulla questione posizioni diametralmente opposte. Quali esse siano, che viene affidato alla disposizione di Francesca, e quale sia il contesto di questo confronto in ambito inglese, racconto con la professoressa Julia Grayson, che ripeterò. Prima di cedere loro la parola, però, vorrei dare una comunicazione di servizio. Chi organizza presentazioni di libri in agosto si espone a frequenti inconvenienti. Probabilmente la dozzina di copie del libro di Francesca che danno a disposizione non basteranno. Il editore ha inviato le copie a messaggerie e lì si sono fermati. Li attendiamo a giorni, è proprio il caso di dire i soccorsi di Pisa, e chiunque volesse una copia del volume può prenotarlo qui sotto. Grazie. John Milton e Thomas Hobbes, è un saggio di filosofia politica, storia delle dottrine politiche che sviluppa una riflessione su alcuni elementi di teoria politica del pensiero moderno, partendo da un caso concreto, da un episodio realmente avvenuto nella storia moderna inglese, la decapitazione di Carlo I Stuart, re d'Inghilterra, d'Irlanda e di Scozia. A Londra il 30 gennaio del 49, 1639. Questo libro, questo evento cruciale, verrà commentato da due autori distinti ma contemporanei: John Milton, che per lo più è conosciuto come poeta, ma è grande pensatore
di studioso, e Thomas Hobbes, filosofo. La principale domanda a cui questo libro cerca di rispondere è: il re è stato legittimamente ucciso oppure si è trattato di un atto illegittimo? Come si colloca la sua messa a morte? Carlo I è stato veramente un piano? E adesso la Fiora, il prossimo intervento, e facciamo un piccolo dialogo spontaneo, diciamo, più possibile. Grazie mille, ringrazio intanto Franco e la libreria per avermi ospitata, ringrazio tutti voi che siete qui presenti oggi, nonostante appunto il periodo di agosto. Allora, ringrazio chiaramente Giulia di essere qui con me a parlare di questo libro, che in realtà nasce dalle mie ricerche, come giustamente anticipava Franco, nasce dalle mie ricerche sulla filosofia politica moderna, sul pensiero di due autori in particolare, che sono John Milton e Thomas Hobbes, che hanno vissuto in un'epoca contemporanea, sono stati osservatori di un secolo, che è il Seicento, abbastanza piccoli. Inghilterra, dove ci sono state delle guerre civili che hanno portato al caso da cui io poi sono voluta partire, perché il punto di partenza delle mie ricerche sono state la concretezza di un evento prima di iniziare a lavorare sulla teoria politica che stava dietro questi eventi politici, che erano gli eventi politici del tempo e che questi autori commentano. Se da un lato abbiamo delle prospettive completamente distinte, perché da un lato troviamo chi, come Milton, aveva un incarico politico, assumerà un incarico politico nel Commonwealth inglese, che verrà costituito dopo la morte di Carlo I, dall'altra parte abbiamo un filosofo che è noto a tutti noi oggi, che è Thomas Hobbes, che ha tutte altre preoccupazioni, e le sue preoccupazioni sono quelle di fondare lo Stato moderno su nuove basi che garantiscano l'ordine e l'uscita da questo stato di natura, che in realtà è uno stato di guerra perenne in cui gli uomini si trovano tra loro. Quindi due autori molto diversi, due profili molto diversi, che però si trovano a commentare lo stesso fatto. Da lì nascono, le mie ricerche. E il fatto è la morte di Carlo I. Una morte di un re che, non è la prima nella storia, perché prima di lui molti re erano stati uccisi durante una congiura, oppure in segreto erano stati avvelenati, altri erano morti in guerra. Però la particolarità della morte di Carlo I è che viene ucciso, decapitato sulla pubblica piazza, dopo un processo pubblico, dopo che una corte di giustizia che stava nominata lo giudica colpevole, e lo giudica colpevole di tre grandi capi di imputazione, di tre grandi crimini. Carlo viene ucciso perché è un traditore, perché è un assassino e perché è un tiranno. E l'accusa di tirannide, tra le tre, è sicuramente la più grave, perché è quella che giustifica la condizione di Carlo, che non è più il re, il sovrano legittimo, ma diventa il nemico pubblico, diventa il nemico numero uno dello Stato che è chiamato a governare. Questo è l'elemento di novità che segna un cambio di paradigma rispetto a tutto quello che era avvenuto in precedenza nella storia moderna e che arriva 150 anni prima della Rivoluzione Francese, più o meno. Quindi i re erano stati, uccisi sulla pubblica piazza un po' prima in Inghilterra rispetto che in Francia. Hai menzionato i due nomi, re e tiranno, sono sicuramente delle parole da spiegare bene in questo contesto, in quanto Milton e Hobbes ebbero un'opinione completamente diversa della definizione di questi due parole. Sì, allora, che Milton recupera tutta la tradizione aristotelica della distinzione tra re e tiranno. Il re è il sovrano che governa bene negli interessi del popolo e non negli interessi, di se stesso, personali, egoistici,
Il tiranno è esattamente l'antire, cioè esattamente quella figura che governa per, che opprime il popolo, che governa per un bene egoistico, per un profitto di tipo personale. Questa è la prima grande distinzione che deriva dalla tradizione che non ha di certo inventato Milton. Mentre Hobbes cambia radicalmente lo scenario, perché fa completamente implodere la distinzione tra re e tiranno. Il re e tiranno sono la stessa persona, sono due termini diversi, due parole diverse per indicare lo stesso concetto, cioè chi detiene il potere sovrano. Questo è, se vogliamo, rivoluzionario dal punto di vista del lessico politico del tempo, non solo della filosofia politica, perché in qualche modo i due autori si scontrano su un terreno su cui già non sono d'accordo dal punto di vista proprio del significato delle parole. Il re è anche colui che rispetto nel rapporto con la legge gli è sottomesso come un qualsiasi altro suddito. Ciò significa che qualsiasi legge dello Stato, oltre che la legge di Dio, debba essere rispettata non solo dai cittadini di uno Stato, ma dallo stesso sovrano, che in qualche modo è sul palcoscenico dello Stato e deve dare l'esempio ai sudditi. Il tiranno invece no, il tiranno può fare la legge ma non la deve rispettare, non è chiamato né a dare l'esempio, non sia mai, nemmeno a rendere i sudditi. In qualche appunto già il termine subito tradisce che il rapporto non è un rapporto da pari a pari. Il tiranno è una figura completamente distinta che si maschera da re, ma che non è assolutamente un sovrano, diciamo, che ha l'autorizzazione a governare. Invece in Hobbes questo scompare radicalmente, e la vera novità è che la distinzione tra re e tiranno non è più una distinzione oggettiva e oggettivabile, ma è semplicemente una preferenza soggettiva di ogni individuo. Se, lo dico in maniera, diciamo, semplice, semplicistica, se ho una simpatia nei confronti di chi governa, lo chiamo re; se invece nutro disprezzo chi governa, nutro un'antipatia, un'ostilità, un sentimento di odio, lo chiamo tiranno, ma sono esattamente la stessa persona. Questo in qualche modo è sicuramente un elemento che li contraddistingue e che impedisce che possano ragionare poi in fondo sullo stesso piano, perché se per Milton la differenza tra re e tiranno imposta di conseguenza una differenza tra regicidio e tirannicidio, il regicidio è un atto illegittimo, nessuno si sognerebbe mai di uccidere un monarca che governa che mantiene la pace pubblica e che mantiene i sudditi in sicurezza. Il tirannicidio invece lo è, e nel caso di Carlo lo è ancora di più, poi magari avremo modo di vederne i motivi. E nel caso di Hobbes assolutamente no, la distinzione tra regicidio e tirannicidio è una distinzione vuota, priva di senso, che non ha un'impalcatura su cui reggersi, e lì sta l'elemento di contraddizione profonda. Adesso che siamo sull'argomento della definizione delle parole, come si colloca la parola straniero in questo contesto? Che usi nel tuo spiegare la figura del re, che non è infatti il re ma fa il tiranno. Sì, questo è il tema caldo, perché quando mi sono ritrovata, questo racconto, questo aneddoto, quando mi sono ritrovata a fare un ragionamento su questi temi, la parola straniero compare a un certo punto su questi testi, e noi in qualche modo siamo abituati in televisione a sentire parlare degli stranieri, del termine straniero, di come viene declinato, in che contesto, e solitamente siamo abituati a ragionare, ci sentiamo bombardare, no? Dal fatto che gli stranieri sono qualcuno, lo sentiamo legato al tema dell'immigrazione, è qualcuno che arriva da fuori, è qualcuno che arriva dall'esterno, che invade i nostri spazi, il nostro territorio, le nostre vite. Invece qui la situazione è completamente rovesciata. Lo straniero è il re, lo straniero è il capo dello Stato, cioè il re che diventa un tiranno. In quel caso lo straniero significa
estraneo alla comunità che deve governare, è un re che facendosi tiranno si isola da quella comunità e isolandosi diventa il nemico numero uno, diventa il nemico pubblico, e sulla base di questi elementi sono quei criteri che porteranno lo straniero a poter essere addirittura ucciso, perché l'elemento è completamente distinto, non c'è un concetto di ostilità che arriva dall'esterno, l'ostilità arriva da dentro, il vizio è interno ed è lì che bisogna lavorare per cercare di estirpare le cause della tirannide. Allora, adesso siamo sul il confronto del passato col presente, l'interpretazione degli eventi e delle parole. Carlo I aveva sospeso il Parlamento in diverse occasioni, arrivando addirittura a non convocarlo per oltre un decennio. Se dovessimo immaginare un parallelo con l'attualità, che rischi ci sono che il Parlamento possa essere sospeso? Solo qualche mese fa ci ha provato Boris Johnson. Sì, il rischio è un rischio reale, nel senso che Carlo si era guadagnato il soprannome di tiranno, di governante assoluto, di monarca assoluto, perché a un certo punto siamo nel 1629, decide di sospendere il Parlamento, ha un bruttissimo rapporto con i parlamentari, non vuole più che i parlamentari gli siano di ostacolo nelle sue decisioni, lui decide di sposare una regina cattolica mentre è protestante, quindi già si era guadagnato qualche nemicizia, poi vuole partecipare alla guerra dei 30 anni, ma non ci sono i fondi, e gli spende di più, quindi succedono insomma dei diversi episodi per cui il re cerca di rendersi inviso al popolo, e allora sospende il Parlamento, dice governo solo. Oggi fa un po' sorridere, no? Pensare che qualcuno si possa alzare e dire sospendo in qualche modo un luogo dove del dibattito che è il centro, diciamo che dovrebbe essere il cuore pulsante di uno Stato moderno e contemporaneo. E invece succede, è successo lo scorso anno, praticamente in questo periodo, perché Boris Johnson ha deciso, chiaramente sostenuto dal suo partito, di forzare la mano, di chiedere la prorogation, di sospendere il Parlamento. È vero, non è stato per un decennio, ma lo ha chiesto per qualcosa come una ventina di giorni, poco meno di 20 giorni, il tempo necessario per riuscire a concludere la Brexit. Chiaramente un episodio di questo tipo ha scatenato uno scandalo anche a livello mediatico, perché pensare di poter annullare le istituzioni, di poter riaccendere in modalità on-off, a seconda di quello che è più comodo, di quello che, dell'obiettivo che bisogna raggiungere, in questo caso la Brexit, ha portato a farci ragionare anche su quanto sia reale il fatto che questi temi non sono diciamo lettera morta, ma sono qualcosa che ha un senso anche oggi, su cui ha senso continuare a tenere le antenne alzate, ad informarsi, a capire come siano possibili certi meccanismi istituzionali. Lì la cosa che avrebbe stato più scandalo era stato che la regina avesse avallato questa scelta, ma lì perché la tradizione aveva sempre voluto così. Già che siamo appunto sull'argomento di parallele con l'attualità, il periodo, Holmes scriveva: il buon governo delle azioni degli uomini consiste nel buon governo delle loro opinioni. Come lo commenteresti questa asserzione? Questa sì è una frase complicata, nel senso che le azioni degli uomini, fino al livello dell'azione, un governante può inserire delle leggi, controllare che le stesse vengano rispettate ed eseguite, mentre nel caso delle opinioni il tema è chiaramente molto più complesso, perché il ragionamento di Hobbes è sottile, è un ragionamento che ha a che fare con il tema del linguaggio, che è centrale in tantissime sue opere politiche, cioè l'uso del linguaggio per influenzare l'opinione degli uomini. E quindi in qualche modo, se si vuole garantire ordine, pace, stabilità,
bisogna in qualche modo intervenire prima ancora che sulle azioni, sul pensiero degli uomini, sulla formazione delle loro opinioni. E questo è un tema su cui poi si sono confrontati tantissimi anche autori novecenteschi, filosofi e non solo, perché questo può avere delle derive, diciamo, totalitarie, cioè intervenire sul dissenso, impedendo il dissenso per governare. Qui, se vogliamo, secondo me il tentativo di Hobbes è quello più di tenere insieme la sua vera esigenza, che è quella di evitare le ribellioni, di garantire l'ordine, uno Stato che possa funzionare nel tempo. Però è sicuramente una frase molto complessa, perché in qualche modo ci inserisce all'interno di un contesto, di una dimensione che, diciamo, Milton di certo non poteva vedere di buon occhio, lui che era diciamo il sostenitore della libertà di stampa senza censura, senza richiesta di autorizzazione, quindi la possibilità che effettivamente tutti i libri venissero letti in completa, pubblicati per poter essere letti in completa libertà. Hobbes non era d'accordo, tant'è che scriverà tantissime pagine sui rischi dei seduttori, che sono i corruttori del popolo. E i corruttori sono sia, possono essere sia i predicatori, le persone che dal pulpito la domenica fanno questi sermoni che in qualche modo influenzano le masse, ma possono essere anche semplicemente i libri, i classici, i libri dei greci e dei latini, che sicuramente conosceva, ma che dice che il popolo non deve conoscere, o quantomeno non si deve attaccare alla lettera di quello che legge, perché il rischio è altissimo ed è un rischio di sollevazione, di ritrovare quella libertà che nelle geste eroiche dei greci e dei latini si poteva ritrovare. E quindi è una polemica molto forte anche con le università, perché da un lato lui ha l'esigenza di istruire il popolo e dice proprio a un certo punto: è compito del sovrano istruire il popolo. E quindi sembrerebbe che effettivamente sia a favore, diciamo, di una istruzione che sia generalizzata, e soprattutto in materia politica, che per lui la materia politica sono proprio, lo scrive a un certo punto, i diritti e i doveri. Mentre, in modo tale che i sudditi abbiano ben presente di cosa, dove devono andare a parare, come si devono comportare nella società civile. Però, d'altro canto, scrive anche: sì, devono essere istruiti, il popolo, insomma, ha bisogno di chiarezza, di indicazioni molto precise, però non può leggere l'autonomia, perché per esempio ha imparato a disobbedire anziché obbedire, quindi in qualche modo a veicolare dei contenuti a favore di altri, cioè, e lì appunto si vede tutta in qualche modo una sorta di contraddizione interna, no? Perché sarebbe un po' impensabile immaginarsi di impedire l'istruzione effettivamente, però lui a un certo punto lo fa, dice che è leggendo i libri degli antichi che i sudditi, che gli uomini hanno imparato ad uccidere i loro re. Quindi. Allora, il libro si chiama Tirannicidio e Resistenza. Di resistenza non abbiamo ancora parlato, vogliamo dire due parole su questo? Sì, resistenza è un altro termine, diciamo, abbastanza problematico anche per tutto quello che si porta dietro. Qui è molto, molto semplice, non voglio entrare nei dettagli tecnici. Da un lato abbiamo un pensatore come Milton, la cui preoccupazione è quella, la resistenza è la proclamazione, la riconquista della libertà. Quindi la resistenza è effettivamente un valore aggiunto, e infatti lui dirà a un certo punto che il tirannicidio non è solo un atto legittimo, ma è un atto meritorio. Bisognerebbe dare una corona, un segno di riconoscimento a chi l'avesse fatto. Mentre resistenza per Hobbes è un tema spinoso, perché da un lato non è ammesso il diritto di ribellione, se non in alcuni casi, dall'altro però l'individuo ha il potere di resistere in alcuni casi precisi, e cioè
quando la sua vita viene messa a repentaglio, cioè quando la sua vita viene minacciata. Lì allora l'individuo può resistere anche al sovrano. Perché? Perché quello che più conta è l'istinto di autoconservazione, in quel caso specifico. Cioè arriviamo a un punto in cui l'uomo per mettersi in salvo può scappare, può, se gli viene chiesto di autodanneggiarsi o di danneggiare qualcuno dei propri cari, lui può non farlo, anzi non lo farà, perché il suo istinto sarà quello di proteggersi, di tutelarsi, di tutelare le persone care. È un caso però limite. Sì. Una cosa, Melchior Hobbes e in che modo sono moderni, cioè chi di loro, magari anche tutti e due, portano qualche cosa anche del moderno, in fondo appartengono alla storia moderna inglese. La modernità di Hobbes sta, no, allora, diciamo che nel confronto con Milton Hobbes sembra veramente qualcosa di antico, nel senso che non ha, non ha lo slancio vitale che invece ha Milton, non ha tutto quella forma anche, se vogliamo, di ideale, di rincorrere quella libertà che non va mai perduta, che non bisogna scegliere di un centimetro, che il popolo è effettivamente il detentore della sovranità, perché è in lui che si situa originariamente, cioè nel popolo stesso che si situa originariamente il diritto di governare e la libertà, e in ogni momento in cui questa viene minacciata la si può recuperare. La modernità di Hobbes è più difficile da dimostrare in questa sede, diciamo che dal mio testo, secondo, forse anche un po' autocritica, nel senso che esce meno perché dal confronto, il confronto è impietoso. La modernità di Hobbes sta nell'aver costruito una concezione moderna di Stato, uno Stato in cui si passa, ed è stato di fatto il primo pensatore moderno, col suo Leviatano, l'aveva già fatto col Decide, nel impostare degli elementi di politica che sono saldi e che permettano di costituire uno Stato molto simile a quello moderno, prima di Montesquieu, quindi Deleuze. Però in questo confronto la posizione di Hobbes non mi sentirei di definirla come moderna, nel senso che forse la sua modernità sta proprio nel fatto di completamente fare tabula rasa di tutto quello che c'era prima. Non si può più discutere, non c'è più un tavolo in cui, su cui discutere della possibilità di uccidere o meno un tiranno, di uccidere o meno un re, perché appunto, come dicevo prima, i tiranni sono la stessa persona, la sovranità, infatti lui a un certo punto dirà la tirannia e la sovranità sono due parole per dire la stessa cosa. In base al ritratto che tu mi hai composto, direi che Hobbes si può guadagnare tranquillamente l'epiteto di antimoderno, perché rifiuto per esempio del rapporto con l'antichità classica. Non è un rifiuto che nasce, come dire, da un rigetto delle forme stantie, viete di classicismo, no? In fondo, voglio dire, un aspetto della cultura antichistica nel Rinascimento si era, come dire, consumata da sé, il collasso l'aveva compiuto, potremmo dire, sua spunta. In realtà qui il rigetto è di ciò di più profondo la tradizione antica aveva consegnato all'Occidente e alla prima età moderna. Cioè, per esempio, le idee sulla base delle quali Erasmo compone la sua nozione di tolleranza, no? E che affonda le sue radici nel criticismo della tradizione lucianea, lo scetticismo antico, eccetera. Cioè tutti questi aspetti sono messi da parte. Io non so se nella storia del pensiero poi effettivamente si dia la possibilità di fare punto a capo e di ripartire, no? Perché contestabilmente la stessa civiltà inglese del Seicento è nutrita
di sciocchi del Rinascimento italiano, mediterraneo, e quindi posso cercare attentamente tra le pieghe anche delle opere di Hobbes e si scopre che in realtà i conti con una serie di autori li ha fatti anche lui inevitabilmente. Più moderno potrebbe essere il rigetto di Aristotele, no? Nel senso che Hobbes aveva maturato una predilezione per le scienze, per la meccanica, le matematiche, no? Era stato a trovare Galileo quando ancora non era consentito farlo, insomma, durante gli anni della convenzione a Firenze. E quindi il rigetto di un Aristotele non più maestro di coloro che sanno può essere in qualche modo una linea di pensiero moderno, però siamo sul piano, come dire, della dissoluzione negativa di una linea della tradizione antica, non della costruzione di un pensiero. Io avevo una domanda, che poi una tesi dovrei finire anche in vari modi, no? Proprio su questo aspetto, cioè il rapporto con il Rinascimento italiano. No? C'è un convitato di pietra di questo libro, ed è Machiavelli. No? Lo sottolinea anche Zarkane nella sua introduzione. Non perché il principe, ad esempio, si sia occupato espressamente di tirannicidio, no? Perché nella nozione di principe viene assorbito anche Agatocle di Siracusa, che era notoriamente uno dei tiranni del mondo antico più, diciamo, intraprendenti. Ecco, Machiavelli dice che un principe ereditario, e Carlo I era principe ereditario, basta, dice, non preterire l'ordine di suo antenato, cioè non andare oltre, no? Il modo tenuto per governare dalla tradizione che gli sta alle spalle, e sempre si manterrà nel suo stato. Ora, qui c'è qualcosa che quadra evidentemente, no? La prima domanda allora può essere: dove ha sbagliato Carlo I? In parte tu hai già risposto, in un certo senso, no? Non direi che è venuto perché travolto da quella che Machiavelli chiama una straordinaria ed eccessiva forza, no? In realtà sembra di capire che, diciamo, è stato più danneggiato dalla sua linea politica, in qualche modo, diciamo, poco capace di misurare, no, le forze in campo, no? Perché se tu devi premere le tasche dei sudditi per fare la guerra di 30 anni vuol dire che effettivamente non hai capito molto, ecco, poco un giro. Sulle caratteristiche che Machiavelli traccia per il principe, no? C'è sicuramente quel capitolo 19 in cui si sottolinea come il principe possa sottrarsi, debba sottrarsi all'odio e al disprezzo. In qualche modo sembra di capire che Hobbes, per esempio, non riconosca consistenza a questi errori, no? Machiavelli dice: odioso lo fa essere rapace e sviluppatore della roba e delle donne dei suoi, per esempio. Oppure dice: contemnendo, cioè disprezzabile, lo fa il fatto di essere vario, leggero, effeminato, pusillare e irresoluto. Quello che cambia linea politica costantemente. Ecco, cioè, queste cose, come dire, Hobbes non le vede nemmeno. Dico bene? No, dici benissimo. Direi che il Machiavelli del principe qui non ci ha tanto preso, nel senso che se noi immaginiamo una monarchia ereditaria dove effettivamente mettiamo, diciamo, una linea ereditaria dei sovrani che sono destinati a durare solo per il fatto stesso di essere lì e di avere quindi alle spalle una tradizione, una durata, e non funziona, ma non funziona, io direi che a un certo punto non funziona più, perché Carlo inizia, no, prima di sciogliere, quindi di sospendere il Parlamento, già appunto la situazione non era delle migliori, ma peggiora
nel momento stesso in cui lui è costretto a riconvocarlo ad un certo punto. Lo riconvoca, lo richiude, lo riconvoca nuovamente e a quel punto il Parlamento fa un emendamento dicendo io potrò stare, diciamo, attivo per una serie di mesi, non mi puoi più richiudere. E già lì, appunto, la discussione, la relazione, una relazione di tensione nei rapporti tra re e Parlamento. Ma quello che succede è che a un certo punto scoppiano le guerre civili e vengono fuori anche dei documenti in cui sembrerebbe che il re abbia favorito degli scontri tra inglesi e irlandesi, che già, sì, tra i quali già non correva buon sangue. Ma intanto correva. E lì quello che la pubblicistica inglese del tempo fa è far uscire Carlo I come un man of blood, cioè è un uomo di sangue, è un re che non ha risparmiato nemmeno i suoi sudditi e quindi in qualche modo già dall'inizio degli anni 40, quindi da quando iniziano le guerre civili, lui cerca di ricucire lo strappo ma non ce la fa mai. Ci sarà poi una seconda guerra civile che scoppia nel 1648 e lì sembra che la via del compromesso possa essere ripercorsa in qualche modo, delle forze moderate fanno dei passi, parlamentari moderati, sostanzialmente presbiteriani, fanno dei passi nei confronti di Carlo, che poteva rimanere, diciamo, ancora sovrano, ma non ce la fa perché si irrigidisce nella sua posizione, non fa delle concessioni che pure i parlamentari gli avevano chiesto e quindi viene portato a processo. Lui inizialmente non ci crede tanto, cioè è un processo, mi pare, in 4 sedute, una cosa molto rapida, cioè lui viene processato dal 20 di gennaio e il 30 di gennaio è già decapitato, quindi è una cosa, diciamo, un processo lampo, dove gli viene data più volte la possibilità di difendersi. Lui parla una volta sola e dice l'Inghilterra è un regno ereditario, non è un regno elettivo e quindi io non mi devo difendere di fronte alla corte perché non riconosco quell'autorità, l'unica autorità che riconosco è quella di Dio. Gli viene data parola più e più volte, ma lui non si difenderà mai, rimarrà in silenzio e accetterà a quel punto di essere decapitato, accetterà l'esecuzione della condanna. Quello fa riflettere. Invece quello che c'è, visti che c'è, è il Machiavelli dei discorsi. Cioè Milton, che annotava le opere di Machiavelli nel suo, aveva un, diciamo, un libro di un common place book, cioè scriveva proprio i libri dei luoghi comuni, scriveva, appuntava quelle che erano le citazioni più significative, che poi lui voleva riutilizzare, era proprio un quaderno di lavoro. E lì cita Machiavelli, ma il Machiavelli dei discorsi, in cui dice che un principe ha più fortuna se è un principe per elezione, cioè se è un principe che viene in qualche modo adottato e quindi che viene, la cui, diciamo, autorità viene riconosciuta immediatamente dal popolo. Hobbes non ci aveva visto giusto, cioè Hobbes pensa che tutte quelle accuse siano delle accuse pretestuose, cioè che siano un modo per giustificare un'uccisione che non è o non può essere giudicata legittima. Raffinato, poi in realtà abbia questo approccio. Se ci sono domande, direi che è una buona occasione questa. Attualizzanti di questo libro, no? Negli ultimi anni si è fatta strada la nozione nel dibattito di politologi, quella di democrazia autoritaria. Ecco, all'interno di questa configurazione che coinvolge molti degli stati anche dell'Europa, non solo all'esterno di essa, questo libro cosa può insegnare
da un punto di vista proprio anche della percezione, no? Dei pericoli, dei rischi che sono immanenti a questa situazione. Risponderei lampo che con Milton, e riallacciandomi agli antichi, cioè lui diceva che gli antichi, i greci latini andavano elogiati già di per sé perché avevano preferito un governo popolare, diceva a un certo punto, rispetto a uno monarchico, perché il rischio della degenerazione del potere nelle mani di uno solo, cioè il fatto che la democrazia è un esperimento, no, in qualche modo anche oggi, forse quello più riuscito, ma che ha delle lacune enormi, e anche, lo si accennava prima, allo stato di eccezione, a come ha operato Boris Johnson. Sono temi di cui sentiamo parlare tutti i giorni, perché il caso del Covid, con cui conviviamo ormai da mesi, fa scatenare un dibattito intorno al fatto: ma come è possibile che vengano prese delle decisioni che non passino dal Parlamento? Quali sono le relazioni fra, diciamo, gli attori politici? Che peso ha il parere e la discussione? E quindi in qualche modo che peso hanno le opinioni prima di arrivare ad una legge che entra in vigore, che sicuramente ha un carattere di emergenza, ma che in qualche modo può essere perfettibile. E quindi sì, è molto difficile trovare un equilibrio. Sicuramente quello che ci insegna a ragionare di questi temi, quello che ci insegnano questi autori, è che indipendentemente dal punto di vista che si osserva, da cui si parte, da cui si osserva un evento, quello che è fondamentale è anche avere l'umiltà di riconoscere dove ci sono le falle, dove ci sono dei punti scricchiolanti. Milton ce l'ha, dice a un certo punto, quando gli viene contestato, ma la corte non aveva autorità nel farlo, e lui li traballa, perché effettivamente è difficile da giustificare, difficile da spiegare, mentre Hobbes è più assertivo a un certo punto, dicendo il problema non esiste, quello che dice, quello che era successo in Inghilterra alle soglie della guerra civile era che ormai governava la follia. Lui apre uno dei suoi, il suo testo sulla guerra civile così: governava la follia e i più disobbedienti erano considerati i migliori patrioti. Quindi in qualche modo è una prospettiva completamente rovesciata. Non volete sfruttare l'occasione? No, sono un po' di parte perché sono la sorella, però leggermente. No, però in realtà mi interessa, se vuole approfondire magari potrebbe aiutarci a capire un po' poi quella che è la politica di oggi, cioè l'aspetto e la differenza del termine retirando accompagnata al linguaggio, no? E quindi all'influenza che molto spesso anche oggi tramite i media, piuttosto che possiamo vedere una persona effettivamente, se ci sta simpatico, come il re, quindi calato nel contesto della democrazia, come un politico che ci piace, piuttosto che al contrario andare a odiare, insomma, una persona, un politico, però fondamentalmente iniziare a vedere tutte le cose negative, quindi perdere di oggettività, no, di fronte poi alle azioni di un governante. Sì, è sicuramente così, cioè la prospettiva hobbesiana è quella per cui è il soggetto, quindi è il soggetto giudicante che pone una distinzione, ma la persona è la stessa. È vero anche che c'è il tema del linguaggio, cioè l'uso che un politico fa oggi di un certo tipo di discorsi politici, di certi motivi. Funzionano molto gli slogan perché sono più immediati, entrano nella testa, in qualche modo influenzano, condizionano il nostro modo di ragionare. E sì, il linguaggio spesso fa leva sull'ambiguità delle parole. E una volta ne parlavamo, Giulia, del fatto che conosce, a volte anche io, quelli economici, politici, non li capisco, perché sono, diciamo, così, buttati, accettati dal pubblico in genere. Sì, cioè,
proprio il fatto che non ci poniamo più delle domande rispetto a quello che sentiamo, perché siamo stupefatti, a quel punto una parola che non comprendiamo, ma che è entrata nel linguaggio comune, in qualche modo noi sentiamo sempre, quindi ci siamo abituati, non riusciamo più veramente a comprendere fino in fondo il significato delle cose. Questo è dall'altro lato, cioè da un lato noi possiamo giudicare se una persona in qualche modo, utilizzando il termine ossiano, ci sta, nutriamo simpatia o antipatia o ostilità. Dall'altro però quello che succede oggi è che non poniamo più attenzione alle parole, quindi un discorso politico è un discorso che può funzionare come non funzionare, senza che ci sia veramente un ragionamento di fondo su quali sono i contenuti fondamentali di un messaggio politico, su quali sono le parole che vengono utilizzate. Prima si parlava dello straniero. Lo straniero viene demonizzato in qualche modo perché viene da fuori, ma qui lo straniero, lo dicono spesso, lo straniero è la persona che si estranea, che si isola, che si rende nemico con i suoi atteggiamenti. E lì prima si parlava di modernità di Milton. La modernità di Milton è quella di non giudicare un re, non giudicare un tiranno se è effettivamente un usurpatore, se è una persona che governa male, se è una persona che semplicemente tiranno, cioè si deve andare a giudicare le azioni di quel governante, quindi il cattivo esercizio del potere è quello che connota un tiranno. Una semplice domanda, che ancora di linguaggio, cioè il passaggio, diciamo, tra 800 e 900 all'abbandono del termine tiranno, passando a quello di dittatore, diciamo, che nasce anche con un'accezione positiva. Pensiamo a Garibaldi che in Sicilia si proclama dittatore quando, tra virgolette, conquista la Sicilia. Ecco, cioè, ci sta sotto qualcosa, sono sinonimi, diciamo, il dittatore, chiamiamolo quello novecentesco per capirci, e il tiranno di Hobbes, oppure l'evoluzione del linguaggio nasconde, diciamo, un'evoluzione reale, cioè sono due termini molto diversi tra di loro, secondo te, tutto qui. Tiranno non si usa più il termine tiranno, insomma, sostanzialmente. Si usa, si usa pochissimo, e tutte le lingue, diciamo, perlomeno europee, la parola dittatore ha la sua traduzione, insomma, il tiranno viene usato più per il tirannosauro ultimamente, insomma. Sì, la domanda è di evoluzione del linguaggio. È importantissimo, nel senso che a un certo punto, prima dell'illuminismo, infatti nel dizionario non c'è, c'è despota, prima ancora di dittatore. Infatti chi guarda una tradizione che non è. Poi compare dittatore nel Novecento, ci sono stati diversi tristi esempi, però sì, tiranno va scomparendo, c'è un termine che si usa sempre meno e che si usa in modo improprio, nel senso che proprio all'inizio del libro provo a fare due ragionamenti su questo lemma e mi rendo conto che quando effettivamente il termine tiranno veniva utilizzato già nell'antica Grecia, ma inizialmente proprio non aveva una connotazione negativa, almeno non subito. Poi subentra questa sfumatura negativa che si porta, che rimane fino, che passa nel Medioevo, ma che rimane fino al Rinascimento, poi rimarrà anche lì. Da Hobbes in poi è sempre più raro trovare il termine tiranno. Oggi viene utilizzato, ma viene associato anche a delle violenze, a delle oppressioni, ma in modo, se vogliamo, poco caratterizzato. Poi c'è il despota, con anche tutti gli sforzi, diciamo, di Voltaire, ma anche di Rousseau, perché anche lui ragiona di quello. E poi sì, si passa al dittatore, ma al dittatore che è anche la figura del capo, cioè dell'uomo forte, no? Pensato alla Hagen, quello che fa. Quindi sì, assolutamente è così. Non so se alcuni degli studi collaterali tu l'hai affrontato, è che per esempio il termine tiranno permane nel dibattito letterario, forse prima ancora che filosofico e politico in Italia, tra Raffieri, ma anche Foscolo. Uno legge per esempio la famosa lettera del 4 dicembre, no? In colloquio con Parini, eccetera, e sostanzialmente i termini dell'opposizione all'assolutismo sono la contrapposizione
insomma, del singolo anche disposto a compiere un omicidio e il tiranno che gli nega qualunque. Mi sembra quasi di capire che ci sia un certo attardamento, no, nella cultura italiana a prendere atto di quello che era cambiato nelle categorie politiche anche ai tempi della Rivoluzione francese, e permane invece questa visione, come dire, molto connotata in senso personalistico, no? Il tiranno e l'antitiranno, in Alfieri è proprio una categoria importante. Altre domande? Una domanda relativa ancora al lessico. Si è in mente, che no, esiste qualche momento di confronto tra uno dei termini fondanti invece delle categorie politiche continentali, che è il sovrano a legge assoluto, quindi il ponte del diritto, che può quindi modificare il diritto. C'è qualche momento in cui viene messo a punto questo confronto? Sì, sì, assolutamente. Assolutamente, nel senso che e lì lo fa non solo Milton contro Hobbes, perché per Hobbes il sovrano appunto non deve rispettare la legge, soprattutto quando lui nel Leviatano chiaramente ha quel passaggio dallo stato di natura in cui sostanzialmente i singoli individui devono salvarsi, avere salva la vita o vivere, ma siccome c'è uno stato di guerra di tutti contro tutti, non si può sopravvivere, si deve per forza trovare un accordo. Quell'accordo porta alla costituzione, all'istituzione dello Stato, della società civile. Ma quel passaggio non è, diciamo, per il singolo individuo un passaggio pacifico. Ha ceduto tutti i diritti al Leviatano, quindi ha ceduto tutti i diritti al sovrano, e ha tenuto solo quella piccolissima parte che è quella che è l'istinto di autoconservazione, di aver salva la vita. Eccetto quella non c'è più nulla. Ma il sovrano, essendo costituito invece dal diritto, detenendo quel potere e quel diritto che tutti gli hanno concesso, rimane al di sopra della legge e quindi è sciolto da qualsiasi idea. È anche un punto cruciale della discussione, del dibattito e anche della diversità tra Milton e Hobbes, mentre Milton ne discuterà anche con Somese. Ma Claude de Somese ha tutto un altro orizzonte culturale, è un erudito, viene chiamato un grammatico francese, l'erudito, che però non ha quella preparazione politica che invece aveva, noiosissimo, perché appunto lui è molto pedante nella sua scrittura, e Milton gli dirà: ma sei ancora convinto che il re sia sciolto dalle leggi? Invece il re è sovrano, sì, ma è anche quella persona che la legge in qualche modo la incarna e quindi la deve rispettare proprio, diciamo, all'ennesima potenza. Passo di cogliere subito, appena c'è un cenno che si può interpretare. Io ho una domanda che forse riguarda più la storia che la filosofia, perché volevo sapere se e quali sono le ragioni del silenzio di Carlo di fronte alla condanna e il suo unico intervento di difesa con la questione dell'ereditarietà dello Stato, perché pensandoci può risultare assurdo che venga condannato a morte e decida di fare un unico intervento in sua difesa e poi tacere. Sì, se lo sono chiesti tantissimi storici. La mia idea è che Carlo abbia provato fino in fondo a non accettare il giudizio della Corte. Cioè, il suo silenzio, io l'ho interpretato, non solo io, sono in buona compagnia, come un tentativo di arginare l'operato della Corte, cioè di non riconoscerlo. In qualche modo, fino all'ultimo, lui ha sperato che il suo silenzio delegittimasse la Corte, li mettesse i giudici in imbarazzo. Questo non è successo, non è successo, ma la cosa, se vogliamo, un po' incredibile è che un paio di settimane dopo l'esecuzione di Carlo esce un libro che si chiama, appunto, che è stato scritto, si pensa che sia stato scritto da Carlo, cioè tutti, diciamo, ne sono convinti perché viene fatto passare da lui. In realtà si è scoperto
stato scritto da un monarchico, che è un arcivescovo, dove lui confessa, nel famoso libro del re, dove lui confessa i suoi ultimi momenti, dove lui scrive i suoi ricordi, in questi, diciamo, viene fatto passare come un diario che lui tiene negli ultimi 10-15 giorni della sua vita, dove ripercorre tutti gli eventi storici che gli vengono contestati, non tutti, ma buona parte, raccontando la sua versione dei fatti. E quindi facendosi passare come un re martire, come un re molto più vicino al Cristo che non Satana, un re. E infatti vengono diffuse, per esempio il frontespizio era l'immagine del re inginocchiato, con la corona di spine, e quindi c'è tutta questa, se vogliamo, anche l'iconografia, no, legata ad un re che non è un tiranno, è un re che poverino non è stato compreso, che era un re buono, un re fedele, un re, come dire, e quindi che viene mandato al Golgota, esatto, cioè il suo tentativo è stato interpretato come un modo di mettere in imbarazzo i giudici, sperando che effettivamente intanto venisco, felicemente, senza riconoscerci battuti, però sarebbe disonorevole. Io voglio ringraziare tutti voi, Francesca, per questa presentazione che mi è sembrata molto ricca dal punto di vista degli stimoli culturali e poi gli estremi. Attenti a questa. Grazie. Se potete pazientare.